settimana Fabrizio Melara risulta sempre tra gli uomini con il più alto numero in pagella. Che sta succedendo? No, niente. Sto acquistando un po' più di sicurezza e sicuramente mi sento molto meglio fisicamente. Sto raggiungendo una condizione che mi permette di fare sia la fase difensiva che la fase offensiva per 90 minuti, che prima non riuscivo. La fase di crescita della squadra in generale, dal portiere Baiocco che ha avuto le difficoltà iniziali a Comi che ha avuto problemi all'inizio e che adesso invece si è sbloccato. Sì, stiamo crescendo un po' tutti, infatti si vedono anche i risultati, perché penso che abbiamo fatto un'ottima gara a Varese, un po' meno a Bari, però abbiamo portato a casa i 3 punti, quindi è una squadra che sta crescendo mano a mano tutta insieme. Senti, quella di Bari è una vittoria importante, sicuramente rinfranca, vi dà maggiore tranquillità e dà punti preziosi per la classifica. Sì, sicuramente ci rinfranca. Ci fa stare molto meglio mentalmente, ci fa preparare meglio la gara in settimana e poi i 3 punti più in classifica nella situazione in cui eravamo sono fondamentali. La tua progressione in termini di costanza, determinazione e rendimento ti stanno facendo diventare un punto di riferimento per la squadra? Un punto di riferimento, come dicevo, sicuramente ho acquistato più sicurezza e partita dopo partita sto crescendo, me ne rendo conto anche soprattutto fisicamente, come ti ho detto, e quindi spero di continuare così. Se vogliamo trovare un neo, l'eccessivo numero di cartellini gialli che spesso porta a non poter mai schierare la stessa formazione quando si è soprattutto in questo momento in forma. Sì, dai, è una piccola cosa che dobbiamo limare, perché siamo un gruppo giovane, un gruppo che deve essere ancora ben limato sotto alcuni punti di vista, soprattutto il fatto della foga, dell'aggressività, dobbiamo essere un po' più calmi, anche se il nostro modo di giocare, il modulo che ci porta a essere più aggressivi e a rischiare qualcosina in più. Che gara ti attenti contro la Ternana e come dovrà essere affrontata? È una gara molto difficile per me, perché come dicevo è un'ottima squadra, è una squadra ostica, una squadra con qualità, è allenata da un buon allenatore, quindi penso che sia una gara difficile, la dobbiamo preparare bene perché non sarà facile.